Lumos Maxima. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Lumos. E che cazzo? Tanto non la pago io la bolletta della luce. Peffa, 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 apri la porta. Vedi se ti muovi ad aprire te. Apri la porta, certo. Se vuoi ti parcheggio anche la macchina. Oh Marge, che piacere. Ah, sei ancora qui, vedo. E quindi Nina? E non provare a usare quel tono da ingrata. E tu prova a mangiare di meno. Troppo buono mio fratello a tenerti. Io ti avrei lasciato in un orfanotrofio. E pensa un po' che io invece ti avrei sparato una dada che dava in mezzo agli occhi ancora prima che entrassi in casa. Dov'è che mandi la ragazza? All'Ipsia. È un ottimo istituto per casi disperati. Usano il bastone all'Ipsia, ragazza? Solo gli alunni del primo anno, dal secondo si passa alle armi d'assalto. Oh sì, volevo dire, si mi hanno picchiata tante volte. E ci credo. Vedete, dipende tutto dal sangue. Cattivo sangue non mente mai. Di cosa si occupava suo padre, Petunia? Oh, niente, spacciava. E anche ubriacone, immagino. Questa è una bugia. Mio padre non era un ubriacone. Sarà stato anche un egocentrico che spacciava in periferia e rapinava i babbani per poi spartirsi la grana con i suoi compari, talvolta provocando gravi lesioni permanenti a qualche persona, ma di certo non si ubriacava. O almeno, non da solo, sempre in compagnia, questo fanno i veri amici. Credo che sia ora che tu vada a letto. In effetti, non c'entra il padre. Tutto dipende dalla madre. Come con i cani. Se c'è qualcosa che non va con la cagna, c'è qualcosa che non va con il cucciolo. Se c'è qualcosa che non va con la cagna, c'è qualcosa che non va con il cucciolo. Nel copione a questo punto dice che tua madre è una cagna e tu tipo dovresti arrabbiarti moltissimo. Ma mia madre era una cagna. Ah. E comunque tu sei... Aiuto! Marge! Riportala qui com'era! Ma non ci penso neanche. Godo come un riccio nato da poche ore. Ciao, addio. Vuoi una foto? Rumpnent de vole. Senti, Rintintin, se non vuoi diventare un chihuahua, vedi di andare a scavare qualche buca e sotterrati. Benvenuti sul Nottetempo, mezzo di trasporto, di emergenza per maghi e streghe in difficoltà. Mi chiamo Stampy Cat e sarò il vostro bighettaio per questa notte. But when? When? Can. When? Ma in che lingua parli? Intendo, quando? Quando? Quando cosa? Ma quando te l'ho chiesto? Sì, però sbrigati, sali, dove devi andare? Prima di tutto ti calmi, secondo voglio andare alle Maldive, forza avanti andiamo! Diamoci una mossa, Ernie! Sì, diamoci una mossa, Ernie! Chi è quello? Quell'uomo? Chi è questo? Tu chiedi... È Sirius Black, ecco chi è! Uè ciccio, fly down, ti ho già avvisato! È un assassino! Lo hanno anche sbattuto ad Azkaban per questo, ed è stato il primo a riuscire a scappare. Nessuno sa come ha fatto. Era un gran sostenitore di... tu sai chi. Sì, ok, ma madonna, quanto sei brutto, Virgardium schifosa, fai qualcosa per quella tua faccia! Eccoci arrivati al paiolo magico. Ma come paiolo? Ma che cazzo? Signora Potter, finalmente. Oh cavolo, Voldemort. No, sono Tom, il barista del paiolo magico. Madonna, sei brutto come Voldemort. Senti, zio Fester, sono già nel mood di spaccare la faccia a qualcuno, quindi leave me alone. Una persona l'aspetta sopra. Speriamo sia l'estremo untore. Ehi, bella Edwy. Era lei che mi aspettava? No, la sua civetta è arrivata 5 minuti prima di lei. Per forza, Edwy spacca, è la mia BFF. Ad aspettarla era lui. Ehi tu vecchio, invece di guardare i cantieri fuori dalla finestra, dai da mangiare alla mia civetta, muoviti. Come ministro della magia è mio dovere informarla, signora Potter, che sua zia è stata localizzata e sgonfiata, e la sua memoria è stata cancellata. Così nessuno si è fatto male. Che peccato. Piacere di conoscerla, signora Potter. Bella zio. Senta, ma visto che ho infranto la legge usando la magia a casa senza permesso, sono espulsa dalla scuola, vero? Su via, Feffa. Il ministero non spedisce qualcuno ad Azkaban perché ha gonfiato la zia. Ma che palle, pure quest'anno ci devo andare, ma cosa devo fare? Uno sterminio?
Ehi, aspetta, non è affatto una cattiva idea. Tieni quella brutta bestiaccia lontano da Cross. È un gatto, Ronald, che ti aspetti? È la sua natura. Ma no, anche qui siete, ma è una persecuzione. Feffa, Feffa. Caramba. Feffa, che piacere vederti, cara. Hai tutto quello che ti serve? Come no? Tutti i tuoi libri? E figurati, li avevo lasciati a casa apposta, ma qualcuno me li ha catapultati qui, è un inferno. E tutti i tuoi indumenti? Ma fatte cazzoie, ma non hai un maglione per spastici da cucire? Ecco, vai. Oh, Feffa. Possiamo scambiare due parole? Oh, ma lasciatemi stare. Sì, tutto bene, Feffa, che bello qua, i quadri, che bello. Tu stai male. Vedi, il ministero non vuole che io te lo dica. E allora non dirmelo. Ma sei in grave pericolo. Ah, eccolo qua, adesso posso segnarmelo. Stavo proprio aspettando quando sarebbe arrivata la nuova magagna dell'anno. E anche quest'anno, rischio di morire quest'anno. Sirius Black è fuggito da Azkaban. Ah sì, proprio belli questi muri, Feffa. Ma hai bevuto? È lui da servitore di tu sai chi. Ma chiamalo per nome, per Dio. Pensa che tu sia un ostacolo per il suo ritorno al potere. Già, devono essere proprio puliti con tanto olio di gomito, sì. Non so che roba ti sei preso, ma la voglio anche io. Ed è scappato per venire a cercarti. E certo, uno si alza un giorno, va, scappiamo da Zcacoso o come si chiama, e andiamo a cercare Feffa, perché mi annoio. Feffa, promettimi che qualsiasi cosa succeda, non andrai in cerca dei Black. Perché dovrei andare a cercare qualcuno che vuole uccidermi? Oh beh, perché no? Secondo voi lui chi è? Il professor Lupin, c'è scritto sulla valigia. Qualcosa dal carrello? Qualcosa dal carrello? Qualcosa dal carrello? Che tipo di gelatine tutti i gusti più uno avete? Cerume, frutta, frutta e cerume. Cerume umido o secco? Secco. Ah no. E frutta? Frutta. E ho capito, ci sono tanti tipi di frutta, mela, banana, pera. Senta, lo sa che ora mi sono alzata questa mattina? Ma guardate sta vecchia di merda, adesso non ti compro più niente, ecco. Ronald, potresti alzare l'aria condizionata che ho caldo? No, così è troppo, ma non ho fatto niente, ti ho detto che è troppo. Oh, credo che qualcuno stia entrando a bordo. Buonasera, il biglietto non ce l'ho, mi faccia la contravvenzione e mi faccia scendere, grazie. Mangia qualcosa, fra, stai messo male. Ma what do you fai? Sei svenuta. Non sto per terra perché mi piace scrostare la moquette. Si può sapere cosa è successo? Era un dissennatore, stanno cercando Sirius Black. No, aspetta, scusami, non ho capito. Era un dissennatore, stanno cercando Sirius Black. Ricapitoliamo. Era un dissennatore, stanno cercando... Ho capito, intendevo, noi siamo studenti, giusto? Sì. E stiamo andando con il treno della scuola ad Hogwarts. Sì. C'è un delinquente che è scappato ed è ricercato. Sì. Dai dissennatori. Sì. Ma allora what do you volete da me? Ma santo il quidditch, ma cosa c'entro io? I dissennatori hanno la cataratta, ma porco Hagrid sclero già ad inizio video. Benvenuti ad un altro anno a Hogwarts. Vi dico alcune cose di cui non vi importa nulla. Do il benvenuto al professor Lupin, che insegnerà difesa contro le arti oscure, e poi ad Hagrid, che insegnerà cura delle creature magiche. Secondo, come sapete, non c'è posto più sicuro di Hogwarts. Tuttavia, nelle scuole ci buttiamo dentro quest'anno i dissennatori, che non faranno distinzione tra voi e colui a cui danno la caccia. Bene così. Provvedito. Praticamente Hogwarts è diventata Azkaban, ma almeno lì c'è gente più simpatica. Sarà un anno scolastico molto bello. Bello, bello. Si ammazzano per venire a vedercelo. Con le materie nuove chissà quante cose impareremo. Domani si inizia, non vedo l'ora. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione e scoprirete se avete la vista. Buongiorno, salve! Sono la professoressa Kuman. Questa è più fatta di me. Oggi leggeremo gli escrementi di piccione nel fondo delle vostre tazze, quindi prendete quella del vicino.
Che sciocchezze. E tu da dove sei saltata fuori? Io? Sono sempre stata qui. Allora, signor Weasley, cosa vede nella tazza della signora Potter? Sembra una macchia a forma di... macchia. Fa vedere, caro. Potter, tu hai il grano! Ma vada via il cutie e il grano, mi hai fatto prendere un infarto, ma che ti gridi? Sicuramente cura delle creature magiche sarà più emozionante di questa lezione di merda. Hermione! Allora sei sana! Benvenuti ragazzi! Allora, per prima cosa, per evitare dita amputate, dovete aprire il libro accarezzandolo. Ma vedi di aprirti subito, le carezze vuole lui, sì certo. Lui è Fierobecco, un ippogrifo. È un animale altamente orgoglioso e pericoloso se non rispettato. Infatti con i suoi artigli potrebbe sventrarvi come un panino kebab messo in mezzo degli affamati in chimica. Quindi, visto che potrebbe risultare fatale per voi se gli prendono i 5 minuti, Feffa, vieni a farci un giro sopra, avanti! Ah, ma porca... Allora ho capito, state tutti cercando di farmi fuori, va ben ditelo, almeno lo so. Vedi di non svenire anche stavolta, Potter. Tu invece vedi di non svegliarti elegante domani. Allora, per prima cosa devi inchinarti e io cosa? Ma vedi di inchinarti tu prima di Nao. Ecco, ora ti permetto di essere cavalcato da me. Ti prego, portami via di qui. No, cosa fai? Perché torni indietro? Ma dai, uccello di merda! Brava Feffa, sei stata fantastica! Allora, chi è il prossimo? Ma fatemi piacere sto uccellaccio, che ci vuole? Lo dirò a mio padre! Ma allora Fra sei un grande, batti qua, vai così! Oh cazzo... Sayonara belli! Oh, Malfoy lo andrà a dire a suo padre, sicuramente farà dei casini. Ma no, non preoccuparti, Hermione, non gli faranno niente. Ecco, lo ha detto. Ciao Fierobecco, è stato bello, trovo uno simpatico ed è già morto. Vabbè, fa basta con questa storia che porto sfiga, non è vero. E invece ovviamente in sequenza, Sirius Black ha cercato di entrare nella sala comune di Grifondoro, quello scassamaroni di Peter, ce lo siamo ritrovati pure come supplente nella lezione di difesa contro le arti oscure. Pagina 394. Ok. Mo me lo segno proprio. Poi, durante il Quidditch, nella bellissima scuola sicura di Hogwarts, i dissennatori mi hanno attaccata facendomi cadere da 35 metri di altezza, la mia scopa è stata disintegrata dal platano picchiatore, e guarda un po', Fierobecco è stato condannato a morte. Sì, forse un po' di sfiga la porto. Vabbè, andiamo a spaccarci di burro birra ai tre manici di scopa ad Hogsmeade, bere allevia i pensieri. Feffa, ma da dove sei spuntato? Tu non puoi venire, non hai il permesso firmato. Ah, ah. Basta violare le regole, Feffa. Ah, ah. Vabbè dai, ma scherzo, me ne resto al castello. Ah, è proprio squisita la burro birra. Già, puoi dirlo forte, Nina. Ma Feffa, avevi detto che restavi al castello, e poi come fai a essere già qui? Ma niente, sono stata veloce e furtiva. Cioè, hai trasgredito le regole? Oh, madonna che parolone, trasgredire? Ho solamente utilizzato il mantello dell'invisibilità per uscire di nascosto dal castello, poi ho utilizzato la mappa del malandrino che mi hanno dato Fred e George e che mi permette di conoscere ogni passaggio segreto di Hogwarts, dove siete tutti, cosa fate, quando lo fate e perché? Questo si chiama stalking, ed è inquietante. Questa si chiama conoscenza, ed è stimolante. Ma io sono loro fratello, non me l'hanno mai detto. Perché non l'hanno data a me la mappa? Fatti due domande. Ehi tu, cosa, Rosmerda, o come ti chiami, altre due burro birre extra large prima di subito. Ehi, hai sentito? Oh, vieni a lavorare invece di star seduta. Feffa, nasconditi, c'è la McGranite. Ma cosa mene? Senti Nina, la burro birra non si serve da sola. Ehi, schiava, lavora, dammi da bere. Shh, zitta Feffa che non sento i pettegolezzi su di te. Sirius Black è qui per Feffa Potter. Era amico dei suoi genitori e padrino di Feffa. Nonostante questo ha rivelato a tu sai chi? Chi? Voldemort? Non dire quel nome! Quale nome? Voldemort! Ah ah ah, minchionazzo! Ha rivelato a tu sai chi dove si erano nascosti i genitori di Feffa e lui li ha scovati e ammazzati. Suo gran figlio di... Prima di essere preso, ha che fatto fuori un suo amico amorfo, Peter Minus! Un dito! Solo un dito è rimasto. Pollice mignolo anulare medio indice? Madonna, volevo solo chiedere. I dettagli sono importanti. Erminchiona, mi dai il tuo cell che il mio è scarico, devo giocare al gioco della fattoria, devo dare da mangiare alle mucche. Feffa, cosa hai scoperto? Ah no, niente, Sirius Black era un amico di famiglia e mio padrino, poi ha tradito i miei e fatto fuori uno sfigato. Oh santo cielo. Miseriaccia.
Ma sei tranquilla? Non farei niente di stupido, vero? Ma no, sono tranqui. Se lo vedrò, beh, gli sparerò solamente una bada che d'avra su per il retto. Don't worry. Feffa, ho saputo che la tua scopa è stata distrutta e che sei svenuta di nuovo davanti a un dissenatore. Già, che vita di merda. Beh, tu potresti aiutarmi, Lupin. Lupin. È uguale. Non hai qualche glitch o trucco di magia da sfruttare contro sti dementi con il mantello? Sì, se vuoi ti mostro il mio molliccio. No, grazie. Dovresti proprio vederlo, ce l'ho qui sotto. No, grazie. Sì, è una buona idea, puoi provare il mio molliccio. Può assumere qualsiasi forma. Senti, Rocco, ci credi? Non mi interessa che forma assume il tuo molliccio. Questo è il mio molliccio. Ah, ecco, sembra un dissennatore vero. Devi usare l'incantesimo Expecto Patronum e lo allontan... Sei svenuta? No, sto limonando il pavimento. Non mi aspettavo che ci riuscissi la prima volta. Grazie al ca, riproviamo. Sicura? Tanto ormai mi volete tutti morta, prima o dopo cosa cambia? Ricorda, Expecto Patronum. Ti aspetto Patronum. Expecto. Expecto Pardono. Expecto Patronum. Ti aspetto e ti perdono. No, aspetto. Aspetto. Senti? E che cavolo, non ho tempo da perdere. Ma dovevi usare l'Expecto Patronum. E a terra? Sì, allora il mio l'ho fatto. Malfoy, Fierobecco verrà giustiziato oggi e lui è là che ride. Quell'orribile pennuto ha avuto quello che si meritava. Omae wa mou shindeiru. Stai calmo, Hermione, che ci censurano il film, non ne vale la pena. Ehi ragazzi, guardate chi c'è. Siete venuti a godervi lo spettacolo? Nani? Come non detto? Mi gioco 100 euro per Mione. Tu? Lascia perdere, non hai soldi nemmeno per piangere. Sì, ok, può bastare così. Hermione? Può bastare? Questa è una donna da sposare, Ron. Ehi Hagrid, non fare caso al sangue, per una volta non è mio. Come va? Tra poco Silente verrà con il ministro e il boia e... già saprete. Mi dispiace. Già ci dispiace? Fierobecco era un tipo ok. Dovete andarvene di qua, non voglio che restiate a guardare. Beh sì, però una testa mozzata è pur sempre una testa mozzata. Ah, ma che cazzo, cosa è stato? Stanno per arrivare, andiamo. Ma magari Silente riesce a fargli cambiare idea. Ma vuoi stare zitto? Mi fai salire il Voldemort e tutti i mangiamorte. Ah! Crosta mi ha morso! Crosta, torna qui! Ecco ben ti sta, il karma! Preso! Ron! Senti Nino, non so se te ne sei accorto, ma sei sotto il platano picchiatore, benché proverei anche del piacere nel vederti scuoiato vivo, ecco, sarebbe difficile da spiegare agli insegnanti, quindi scappa da lì! Feffa, Hermione, scappate voi, c'è il gramo! Oh mio Dio, che paura! Una spiga di grano, cosa mi potrà mai fa'? Oh cazzo! Vedi, porta talmente sfiga che la natura gli si rivolta contro. Dobbiamo salvarlo. Purtroppo sì, la saga di Feffa Potter deve pur continuare. Tu prova solo a muoverti e ti brucio. Ron, tutto bene? Ma si ha solamente una gamba spezzata e sta sanguinando a morte, sta benone. Dov'è il cane? Feffa è una trappola e lui il cane è un animagus. Colpo di schema, caramba che sorpresa, plot twist incredibile. Se vuole uccidere Feffa dovrà uccidere anche noi. No, solo uno morirà stanotte. Senti Nino, ora ti prendi un bel Avada Kedavra e siamo letti, ok? Stai per uccidermi Feffa. Expelliarmus. Ma brutto pezzo di me, what do you fai? L'ho trovato Remus, uccidiamolo. No, io mi fidavo di lei, è sempre stato suo amico Feffa. Lupin è un lupo mannaro, per quello mancava alle lezioni. Eccolo. Aggiungiamo nella Hogwarts, la scuola sicura, anche un professore che diventa un lupo mannaro. Bene. Così lo sai anche tu, Hermione. E da quando? Basta parlare, Remus, avanti, uccidiamolo! Aspetta! Ho aspettato a sufficienza! Per 12 anni! Ad Azkaban! C'è della frase in questo rancore. Senti, Ciccio, prenditi un Lexotan, qualche goccia e ciao ciao! Feffa, non è stato Sirius a tradire i tuoi genitori, ma qualcuno che pensavo fosse morto. E chi è stato? È stato Peter Minus, ed è qui, in questa stanza. Vieni fuori, Peter! Buonasera. Lui? Renato Zero, il triangolo non lo avevo considerato, è Peter Minus? Ma no, Feffa, probabilmente Peter mi ha seguito e è venuto qua a ficcanasare. Ah, quindi lui non c'entra niente? Ma no.
Ma basta, Bairat! Bene, allora chi si ammazza? Lui! Io cosa c'entro? Ron, bene così, andiamo, usiamo la Avada Kedavra o utilizziamo altro? Non lui, il suo topo! Peter è un animagus, si è trasformato in un topo e ha finto la sua morte. Sì, Feffa, lui ha tradito i tuoi genitori e ha fatto in modo di far incolpare Sirius. Oh, molto interessante, mi piace questo film, colpi di scena a go-go! Fermo! Sirius, i miei cari vecchi amici! Stai lontano. Feffa, assomigli tanto a quel cane di tuo padre. Lui non lo farebbe, mi ucciderebbe. Uccidiamolo! No! Feffa, quest'uomo ha fatto uccidere i tuoi genitori. Non avere pietà di lui. Pietà? Ah, no, intendevo consegnarlo ai dissennatori, che così useranno il loro bacio per succhiargli l'anima e farlo diventare un vegetale senza capacità di intendere e di volere, mettendolo in una situazione in cui non sarà né morto né vivo. Che è peggio, molto peggio della morte. Un po' dark, mi piace. Beh, tutto è bene quel che... Muto! Guardate, c'è la luna piena! E quindi vuoi una serenata? Lupi nel lupo mannaro, con la luna piena si trasforma. Oh, porca di quella! Hai preso le tue medicine, Remus? No! E vabbè, allora sei un pirlo, una cosa dovevi fare. Eccoci qua! Guarda Hermione, sembro io la domenica quando mia madre mi alza prima delle 2 del pomeriggio, dopo che ho fatto after. Ci penso io a tenere a bada Remus, voi scappate! Ok, va bene, grazie, ciao! Ma non scherzavo, voglio prima un selfie con il lupo, su Insta fa un botto di like! È venuta di merda, ne faccio un altro, ma dove sono finiti? Là, verso il lago! Vado, il selfie non si fa da solo! Ferma, Feffa, potrebbe essere pericoloso! Hermione, ci sono momenti in cui bisogna essere cauti e non rischiare, ed altri in cui bisogna agire ed essere eroi. Questo è il momento di essere. Ma chi me l'ha fatto fare? Che vita di merda! Cos'è quella luce? Allora, Feffa, come va? Sirius è innocente ed è stato imprigionato sulla torre, Peter Minus, che è colpevole, è scappato, e io che già non c'ho voglia di venire a scuola passo il 90% del tempo in infermeria o con qualcuno che mi vuole morta. Ditemi voi. Oh beh, poteva andare peggio. Poteva piovere. Tuttavia, più di una vita innocente può essere salvata. Strana cosa il tempo, signorina Granger. 3 giri dovrebbero bastare. Cosa? Vieni qui, Feffa. Sono le 19.30. Dove eravamo noi alle 19.30? Ma che non lo so, eravamo da Hagrid, ma what succede? Vieni, seguimi. Eccoci là, davanti alla casa di Hagrid. Ma come è possibile? Ma siamo noi? Ho già le allucinazioni e non mi sono ancora strafatta. Senti, Feffa, questa è una giratempo. What do you dici? Me l'ha data la migranite per seguire tutte le lezioni. Tu sei malata. Con la giratempo si può tornare indietro nel tempo. Ma non bisogna farsi assolutamente vedere. Cose brutte accadono a chi si intromette nel tempo. Si può tornare indietro nel tempo? Sì, esatto. Amore, sono incinta. Avada Kedavra! Non puoi farlo! Ma ci vuole un attimo, luce verde K.O. din din din, sayonara, salutava sempre, ciao! No, Feffa, non possiamo! Ma porca Hermione, ma si possono risolvere anni di guerra tra i maghi nel mondo e salvare innumerevoli vite? Ho detto di no, adesso torniamo ad Hagrid! Ma sì dai, tanto quella che rischia il chapet ogni anno sono io! Tu morirai dopo il parto e a te ti ucciderà tuo figlio! Ciao! Stanno arrivando silente il ministro e il boia, ma perché non ce ne andiamo? Ma sta busta di piscio con i capelli, ma sei stata tu a lanciarmi il sasso, ma va a cagare, prendi questo! Ah, aspetta! Più di una vita innocente può essere salvata, ma certo! Vieni, andiamo a liberare Fiorbecco prima che ci vedano! E certo, tutto noi dobbiamo fare! Ora siamo dentro il platano picchiatore e andiamo dentro alla stamberga strillante. Dobbiamo aspettare e fare la guardia. Ok, inizia tu la guardia, io dormo, ciao, buonanotte! Feffa, svegliati, siamo usciti! Ah, è il momento clou del film, asp. Ecco qui.
Me la volevo proprio rivedere questa parte del film, è il mio pezzo preferito. Dobbiamo spostarci da qui. Oh, ma che palle, ma sta un attimo ferma. Eccoti là al lago con Sirius. Peffa, cosa stai facendo? Tu e Sirius state morendo. Bisogna fare qualcosa. Già, già. Peffa, state morendo, fai qualcosa. Oh, che palle. Tanto ho visto che tra un po' arriva qualcuno. Ci salva e ciao ciao. Peffa, non arriverà nessuno. Oh mio Dio, state morendo. Ma no, che non moriamo. Sì, state morendo. Ma no, è solo un'impressione. Sirius ha le convulsioni e sta schiumando dalla bocca. È uscita l'anima. Oh mio Dio, il tuo corpo invece sta avendo gli spasmi. Con gli occhi bianchi. E ok, che palle, faccio io. Spostati. Steco per tenere volanti mi hanno stancato. Dilidimp dilidomp. È suonata la vostra ora bicis. Expecto patronum. Sto volando, Peppa! Sto volando! Senti, Rose, abbassati o l'iceberg te lo do in testa! Eccoti qui, Nino! Senti, te lo dico subito! Io non c'ho più voglia! Sono tutta pezzata, sporca! Ho rischiato di morire e ti ho salvato il culo! C'ho solo 13 anni e la baracca la devo reggere tutta io! Quindi, quello è fiero becco! Fai un passo indietro! Bombarda! Vai! Prenditelo! Divertiti! Goditi la libertà! Io sono ciao! Sei coraggiosa come tuo padre, Peppa! Ci assomigli molto, sai? Tranne per gli occhi. Hai gli occhi di tua madre. Sì, ho anche i genitali di mia madre, se è per questo. Grazie di tutto, stammi bene, sono stremata. Ogni anno così è impossibile. Ora chiamo il telefono azzurro e vi denuncio tutti. Ehi, Nino, è libero. È fatta. Intendo, Sirius. Oh, ci senti? Hai capito cosa ti sto dicendo? No. Madonna, c'ha l'Alzheimer. Ehi bello, ci andiamo a strafare e a bere burro birra? Dopo ieri ce n'è bisogno. Purtroppo sto partendo, Peffa. Ormai tutti sanno che sono un lupo mannaro. Ma dai, ma qual è il problema se un professore che insegna a ragazzi dagli 11 anni in su si trasforma in un pericoloso lupo mannaro che potrebbe uccidere tutti? Questa è la vita, Peffa. Ma è un'ingiustizia, è un tuo sacrosanto diritto poter uccidere. Mi avvalgo della facoltà di essere contrariata. Ci rivedremo, Peffa. E fino ad allora, fatto il misfatto. Peffa, dove l'hai presa? Posso farci un giro? Ma che? Di cosa parlate? Qualcuno ti ha regalato una Firebolt, la scopa più veloce del mondo! C'era anche questa nel pacco. Una Firebolt? La scopa più veloce nel mondo? Sì, ci posso fare un giro? Prima io! Anche noi! Volete farvi un giro? Ma certo! Davvero? Mandatevene a cagare! La scopa più veloce del mondo e la do a voi! Ma non provate manco a sfiorarla col pensiero o vi scuoio vivi! E ci credono pure! Ma che sono scema! Ma sono del mestiere questi! Ecco qui, opla, I'm Potter, Peppa Potter, Peaches.